Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Alberto Matano chiede una cosa privata a Lorella Cuccarini nell'ultimo appuntamento settimanale della Vita in Diretta. L'inviato Ivan Bacchi era in collegamento da una località turistica e balneare della Sicilia. Stiamo parlando della meravigliosa Taormina, perla dello Ionio che in questo periodo d'emergenza sta facendo di tutto per accogliere i turisti italiani ma anche dall'estero. Dopo aver mostrato il filmato, il collaboratore del programma Rai si è fatto un tuffo in mare per l'invidia dei conduttori Lorella Cuccarini e Alberto Matano. E a proposito di questo, l'ex mezzo busto del TG1 ha fatto una domanda privata alla collega di lavoro. Tu ti tufferai? A che mare andrà Lorella? Sono curioso. A quel punto la subretromana ha replicato così. Sicuramente. Appena andrò al mare mi tufferò. Non ho ancora deciso, non è il momento. Ancora una volta i due professionisti hanno dato dimostrazione che tra loro c'è molta complicità. Alberto e Lorella tra una settimana vanno in vacanza alla stagione 2019-2020 della Vita in Diretta, sta per giungere a conclusione, infatti venerdì prossimo andrà in onda l'ultima puntata. Dopodiché i due padroni di casa Lorella Cuccarini e Alberto Matano andranno in vacanza. Uno stop dovuto dopo mesi intensi di trasmissione, soprattutto tra marzo e maggio quando nel nostro paese la pandemia da coronavirus l'ha fatta da padrone appunto quindi. È più che plausibile che il giornalista calabrese, che già la scorsa settimana ha avuto un assaggio di vacanze, e la collega romana stacchino la spina per rilassarsi con la propria famiglia. E a proposito di questo la Cuccarini ha espresso il suo grande desiderio di andare al mare. I nuovi conduttori della Vita in Diretta estate è se a fine mese Alberto Matano e Lorella Cuccarini andranno in ferie, il programma pomeridiano di Rai 1 continuerà ad andare in onda, ovviamente in versione estiva. I timonieri del format saranno Andrea De Logo e Marcello Masi. Una coppia inedita che accompagnerà i telespettatori per tutti i mesi caldi fino agli inizi di settembre. E proprio in autunno ritroveremo l'ex volto del TG1. Ma senza la Cuccarini che è stata fatta fuori dai vertici di Viale Mazzini. Nel frattempo